Ciao e benvenuti nel video delle locations del film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni. Le scene dentro il paese sono state girate qui, nei borghi di Poppi e Stia, comuni della vallata del Casentino, anche se nel film la località toscana non è menzionata. Ecco l'officina di Pippo, che si trova a Stia in piazza Tanucci. Frontalmente si vede poco nel film, la inquadrano spesso da dietro verso la porta d'ingresso. Qui accanto, in questo punto, è anche dove passa Giulianone, dicendo una delle tante volte la famosissima frase del gratta e vinci. Qui in piazza Tanucci, ecco, si trova anche il bar dove lavora Franca, che tra l'altro si chiama Bar Il Ciclone, cioè sopra un nome e sotto un altro, però vabbè, c'è scritto anche Bar Il Ciclone. All'inizio del film vediamo Levante seduto proprio qui, che legge il 24 ore, e dopo l'inquadratura mostra anche la piazza. In altre scene sono sempre seduti qui Levante, Nello, Pippo e Carlina, un sacco di altre volte. È rimasto identico. In diverse inquadrature vediamo appunto qui questa porta, le colonne del portico. Andando più avanti di piazza Tanucci, proprio all'angolo, abbiamo l'erboristeria di Carlina, dove lavora per l'appunto Carlina e dove mostra il famosissimo gesto d'amore a Levante. Più avanti qui nel film fa pure un'audizione tra virgolette Giulianone per entrare nel coro. Spostiamoci adesso verso Poppi, comune italiano di circa 5.900 abitanti nella provincia di Arezzo ed inserito tra l'altro nell'elenco dei borghi più belli d'Italia. Tra l'altro nel castello di Poppi soggiornò nel 1307 e poi anche nel 1311 Dante Alighieri. Qui abbiamo il negozio di alimentari di Nello, dove Levante tiene la contabilità e dove appare la prima volta Giulianone dicendo che ce l'ha un gratta e vinci te? Sua frase mi fa morire. Escono anche da qui quando sentono la musica provenire dal casolare di Levante. Il video delle locations del film Il Ciclone di Leonardo Peraccioni termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!